Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo What a It in a Day. Sono le 9:10, siamo prontissime per uscire e andiamo a farci una bella colazione insieme in un posto super carino vicino al fiume che non abbiamo mai provato e appunto volevamo provare oggi. Eccoci, siamo arrivate. Tra l'altro la parte del fiume è sempre una delle parti più in. Il posto è proprio qui ragazzi. Questo qua dietro. Esatto, e sono un po' indecisa se mettermi fuori o dentro, però fa un po' caldo. Fa caldo, ormai. Intanto io metto un po' di zucchero sul nostro flat white. A me piacciono sempre le bibite qua in Polonia. Il flat white è un po' più caffeoso in confronto al cappuccino, forse c'ha più caffè? Più caffè, no, più latte in teoria. Più no? Latte, non mi ricordo mai com'è non la so. Regola. Cioè il caffè latte, il cappuccino, flat white, io li vedo tutti uguali, però cambiano tutti. Il quindi cappuccino ha più schiuma, secondo okay, me. Sì, può essere. E abbiamo preso un cornettazzo semplice alla francese che attira tantissimo e poi questo super particolare ovviamente da dividerci, però attira veramente tanto e secondo me la sfoglia è molto buona. Beh, per chi ama gli sfogliati è una bella visione, eh? Buonissima, sa tantissimo di burro. L'unica cosa la trovo non tanto morbida. È bella croccante come deve essere alla fine la sfoglia francese, però un po'... Ok, e invece testami un po' questo lampone bellissimo. Forse è riempito anche dentro. È veramente grande perché continui a mordere ma non vai avanti. Ah, ok, wow. Una bella goduria. Quanto buono questa? 4 euro. 4 euro? Sì. Non male. Non male. La tua maglia è in tema col video di oggi. Ci sta sempre una bella pizza sulla maglia. Com'è? Noti la mia stessa cosa, vero? Quello che hai detto tu, vero? Proprio. Mm-mm. Molto buono, si sente che sono prodotti artigianali, sono un po' panosi. Ecco, infatti, non cioè, sono proprio alla francese che si sciolgono in bocca. Quelli francesi sono più unti. Forse è un pochino più all'italiana, no? È un misto Italia-Francia, nel sì, senso è un, che... è un classico, sì, diciamo, sì. No? Perché quelli francesi hanno proprio le sfoglie umide, sì, no? Di sì, burro, sì, che ti si sgretola tutto, lo noti da quello, quando non si sgretola, questo è rimasto così, no? Sì, infatti. Quando si sgretola tutto... Che fa tutte le briciole, è perché è tutto burroso, croccante, sì, no? Però c'è comunque una buona colazione, sì. Sapevo che sarebbe successo. Non so se si nota, ma sta diluviando. Infatti ci siamo fermate sotto questo palazzo e siamo marce. Sì, infatti adesso aspettiamo 2 minuti perché comunque è sereno il cielo, in tanti punti. Quindi secondo me sono proprio 5 minuti di diluvio. Sì. A parte la colazione che noi volevamo farla bella goduriosa andando a provare un posto fuori, comunque io vi volevo dire che il tema di questo video in realtà è svuota frigo, salva cena, salva pranzo, salva cena, salva pasto, insomma. Ci è venuta in mente questa idea perché tante volte notiamo che magari in dispensa o in frigo, no, ci sono tante cose aperte e allora abbiamo detto facciamo delle ricette con delle cose, no, che magari avanzano e uno ritira. Questo perché tante volte magari, no, uno non si ricorda cosa ha in frigo e poi va male. Diciamo che noi, devo ammettere, siamo molto brave su questo. Non buttiamo mai niente, riusciamo a non far andare a male niente, però volevamo creare delle ricettine che magari potessero essere funzionali a questo discorso, esatto, di creare dei piatti con dei vari mix aperti che uno si ritrova. Ad esempio in frigo in questi giorni abbiamo preparato una quantità esorbitante di miglio e direi che tra qua e qua ne abbiamo per 10 giorni. E quindi lo dobbiamo far fuori. Ad esempio abbiamo l'insalata aperta, abbiamo qua dei cetrioli che stanno per finire, qua abbiamo del tofu, quindi con tutti questi prodotti insomma mi sa che ci facciamo una sorta di poke.
Abbiamo pensato all'inizio, avevamo pensato di metterci il riso basmati, ma poi appunto con tutto questo miglio che abbiamo, diciamo che la parte di carboidrati la farà il miglio. Sì. E ci mettiamo un po' di questi ingredienti che troviamo in frigo. Abbiamo tipo una salsa aperta, magari ce la mettiamo sopra, un formaggio aperto ce lo mettiamo sopra. Qui abbiamo questo pezzo di tofu e adesso vi faccio vedere come lo preparo, perché ho fatto una prova qualche giorno fa e mi è piaciuto tantissimo, anche a te, vero? Anche a me. Sì. Perché il tofu è una cosa oggettivamente magari un po' noiosa e lo faccio un pochino fritto. Qui abbiamo la farina e qui abbiamo la paprika. Guardate che bel colore che ha, tra l'altro. Allora, qui prendo un po' di farina. Quindi diciamo fai una farina speziata. Esatto. Poi prendo un po' di paprika, la mischio, metto anche un po' di sale. Allora, qua abbiamo i piselli, qua abbiamo il tofu che sembra già buonissimo, qua ho tagliato un cetriolo intero, forse un po' too much, quindi a proposito di svuota frigo, una parte riandrà nel frigo. Forse. Poi qua abbiamo un po' di formaggio che abbiamo aperto qualche giorno fa, quindi è da finire, un po' di salsa che è qua da un'eternità e qua abbiamo il miglio. Il miglio non so se tutti sanno che cos'è, perché non è proprio una cosa vero? Scontata. No, noi l'abbiamo provato poche volte, tipo un cereale, tipo couscous, diciamo così. Sì, tipo quinoa, queste cose qua. Esatto. Brava, quindi qui fai una base di questo miglio. Poi ovviamente ragazzi, questo è proprio un piatto versatile, perché uno qualsiasi cosa ha può fare la base di pasta, la base di riso, la base di quinoa, di couscous, di qualsiasi cosa, nel senso le poke sono fantastiche, sono proprio svuota frigo per eccellenza, perché basta che ci metti un carboidrato, verdura, proteine e hai tutto insieme, non nello stesso piatto, quindi ci puoi mettere quello che vuoi, basta che sia equilibrato. Poi vado con un po' di cetrioli. Ok. Li metto un po' così. Compensiamo il tofu fritto con un bel po' di verdura. Ok. Lo mettiamo così. Quante fette sono? 3 a testa. Ok. Un po' di piselli. E poi in centro possiamo mettere il formaggio e la salsa, insomma. Esatto. E proprio come fanno spesso quando uno va a mangiare la poke, che ti mettono il Philadelphia spiattellato in mezzo, che è sempre buono, lo facciamo anche noi. Esatto. Non è Philadelphia, ma ci accontentiamo. Ma è molto buono lo stesso. Sì, esatto. Ma questa salsa, ci credete che è da tipo 3 mesi che sta qua? L'abbiamo comprata nello svuota la spesa Lidl, che è passato un po' di tempo. Ne è passato, insomma. Vabbè, ma c'è le salse. È una di quelle mie preferite. Sì, è un po' tipo la salsa del Big Mac. Beh, questa è sicuramente un'idea super carina e tra l'altro anche molto estiva, secondo me. Perché guardate, ragazzi, sembra proprio un bel piatto estivo. Io sono curiosa del tofu. Poi ragazzi, se vi piace l'idea di mischiare la farina a qualche spezia, è buono, perché ovviamente dà sapore. Cioè con la paprika buonissimo. Mi è venuto in mente che ci poteva stare anche tipo una grattugiata di parmigiano in mezzo alla farina, che così sa di formaggio. Fatto così piace pure ai bambini, secondo me. Nel mentre qui si stanno asciugando i vestiti, anche se mi sa che ormai è quasi tutto asciutto, perché guardate come entra il sole. Noi adesso lavoriamo un po' al computer, perché abbiamo un bel po' di cose da sbrigare e noi ci vediamo direttamente con la merenda. Ma poi è fatta benissimo l'omelette. Beh, hai la carica giusta. Cioè, l'ho pagato 1,50 euro. Allora, ho appena lavato delle fragole meravigliose che abbiamo comprato proprio in una bancarella qui a Varsavia. E quindi sono proprio del contadino, diciamo così. Sei pronta per mangiarle? Però andiamo sulla terrazza. Che bello, anche perché appunto è uscito il sole, quindi ci sta andare sulla terrazza. Sì.
Ok ragazzi, scusate ma c'è un botto di vento qui sopra, ok? Sì. Che la terrazza è al sesto piano, ma oggi c'è veramente un vento pazzesco, però il mood è veramente perfetto per fare la nostra merenda. Abbiamo qua le fragole che abbiamo appena tagliato, ne abbiamo anche fatto un bel po', e qua abbiamo la panna spray. Wow! Ho esagerato. Ma no, dai, ci sta alla grandissima. Poi c'è fragole con panna, è una di quelle cose che è troppo troppo buona. Ed è veramente da una vita che non la mangio, fragole con panna. Allora ragazzi, abbiamo fatto il carico di fragole, direi, e adesso stiamo aspettando che si ricarichi la Switch, perché volevamo fare una partita, perché veramente è da tanto che non giochiamo, però ci siamo dimenticate che i joystick, insomma, della Switch erano scarichi e quindi dobbiamo aspettare un attimino. Questo periodo abbiamo lavorato tantissimo anche al podcast che è uscito appunto sul secondo canale, quindi abbiamo avuto un bel po' da fare, perché appunto, se ve la siete persa, è uscita la prima puntata del podcast che abbiamo registrato sulla storia della Kinder, diciamo così. E riguardo il podcast, ragazzi, noi siamo sempre molto trasparenti, molto oneste con voi, forse troppo, e dobbiamo dire che ci siamo rimaste leggermente male. Non vogliamo fare adesso una scenata, ovviamente, però volevamo dirvelo perché ci sembrava giusto, perché sinceramente siamo state un po' male per 2 giorni. È normale che sia così, uno chiede l'opinione ad altre persone, e quindi abbiamo avuto tantissimi commenti positivi riguardo la nostra prima puntata del podcast, però non staremo a dire come tante altre persone che ricondividono solo un commento positivo sotto al video dicendo che sono tutti positivi. Abbiamo ricevuto anche tanti commenti negativi. In realtà ci aspettavamo che non piacesse a tutti come tipo di format, infatti lo avevamo anche detto prima che uscisse, che comunque era una cosa un pochino più di nicchia, quindi magari a tanti poteva non interessare, e ci sta benissimo. Magari non ci aspettavamo, diciamo, appunto questi commenti un po' negativi che ci hanno, diciamo, un po' fatto stare male, perché tante persone hanno detto che magari il format, cioè quel tipo di podcast che abbiamo fatto, era noioso. E vabbè, cioè ci sta, nel senso, se uno l'ha ritenuto noioso, ok, però è brutto da dire, cioè nel senso, almeno io non lo scriverei nei video di un'altra persona, nel senso, magari anch'io guardo dei video e ritengo che magari quel video non sia fatto benissimo o non è di mio gradimento, però non è che lo vado a scrivere. Poi ci sta benissimo dire la propria opinione, hanno fatto i commenti apposta. Tante persone ci hanno detto, ci sta, magari dovrebbe durare 10-15 minuti, il nostro tipo, il primo durava 21, quello ci sta. 23 22-23, perché c'era anche comunque un'introduzione, perché volevamo specificare determinate cose, quindi noi vi ascoltiamo, ovviamente, perché noi, dato che ci avete detto che comunque, dato il tipo di format, che comunque uno racconta una storia, no, insomma, è un video statico, ci avete dato il consiglio di farlo più breve, e noi apprezziamo tantissimo. Sì, infatti anche già tipo il secondo, che ancora deve uscire, ma che noi l'abbiamo già fatto e già montato, l'abbiamo fatto durare 16 minuti, abbiamo un po' ristretto le cose. Ci siamo rimaste male per quei commenti dove magari ci hanno scritto, oddio no, che noia mortale, oppure se continuate a fare questi video mi disiscrivo. Che esagerazione, madonna. Ah, anche meno, cioè, perché uno si sente, noi comunque ci siamo impegnate tanto, era per portare una cosa diversa sul canale, sia per noi ma anche per voi, no? E ok, può essere non apprezzata, per carità, però una persona si impegna tanto, leggere, oddio mi disiscrivo, non fa piacere, madonna. No? Il fatto è che arriva una valanga
valanga di commenti scritti spesso in modo poco carino e poco diplomatico, e quindi tu leggi un commento con scritto "che palle, punto", e stai tipo tu hai speso 1.000 euro per fare quel progetto, comunque hai investito, ti sei impegnato tanto, ci abbiamo lavorato un mese, è normale, il primo non è perfetto, non sarà perfetto nemmeno il secondo, ma non erano perfetti nemmeno i video che facevamo quando abbiamo aperto il canale. Ci sta magari far notare delle cose che devono essere migliorate, ok, ci sta, però noi se appunto abbandonavamo l'idea di fare i video all'inizio perché tutti ci dicevano fate schifo a fare i video e non saremmo arrivati a questo punto, adesso che è il nostro che... lavoro e noi ci viviamo con YouTube, sì, ma poi dico li però... facciamo nettamente in modo migliore, quindi chissà, magari quel format tra 2 anni esatto, migliore. E posso dire che siamo migliorate per l'esperienza, per la costanza e molto poco per i commenti che abbiamo ricevuto, perché il fatto è che molto spesso uno ti dice "è noioso, ma cosa mi ha risolto?" Cioè, nel non senso è che se mi hai aiutato. C'è questa idea che le critiche siano positive perché ti fanno, si dice, uscire migliorare la cazzimma, boh, così si dice, però io vi pongo un quesito: se voi vi impegnate tanto a fare una cosa, no? E tante persone vi scrivono "oddio, mi disiscrivo, che noia mortale, però che noiosa, però sembra la storietta raccontata dall'insegnante, però così sembrate delle maestrine", cioè dici "vabbè, lasciamo stare, non lo facciamo più", non ti sprona. Magari qualcuno ha il carattere che si incavola e dice "il prossimo sarà ancora meglio", io non lo so, mollerei oggi di farlo. Quindi, cioè, dipende molto dal carattere. Cioè, non poi, aiuta, ovvio, noi stiamo no? Su YouTube ci sono i commenti, ognuno può scrivere quello che vuole, uno si prende quelli positivi e quelli negativi. Per questo che poi, perché tante persone non inseguono i propri sogni, non cercano di raggiungere i propri obiettivi? Perché subito ti tagliano le gambe prima di iniziare, e noi abbiamo voluto fare questa piccola parentesi non solo per noi, ma in generale per tutti, perché questa cosa di, questa mania di tagliare le gambe subito, giudicare appena uno fa una cosa nuova, è normale che non sia perfetta, ok, cioè nel senso l'ho anche detto io proprio all'inizio del podcast, ho detto ovviamente ci saranno dei miglioramenti, è una nuova avventura, non abbiamo mai fatto video di questo genere, non dico che uno possa ricevere sempre commenti positivi, no. Però comunque ti buttano giù invece di darti la carica, no? Sì. Ormai facciamo questo lavoro da 3 anni, stiamo male 2 giorni e poi ok, si riparte, sì, per forza. Più forti di prima e andiamo e continuiamo il podcast, ovviamente. Però tante altre persone mettono 2 video su YouTube e poi smettono. Perché smettono? Ci credo. Sei all'inizio, tutti ti criticano, tutti ti insultano, perché poi l'insulto non è solamente "sei brutto", no? È anche... comunque metterti nella testa l'idea che non sai fare niente, che quella cosa non sarai mai in grado di farla, che devi studiare, che di qua, che di là. Però per fortuna, per terminare il discorso, comunque ci sono stati anche tanti commenti positivi, solo che quando uno un po' negativizza la situazione, perché magari legge 1 negativo, 2 negativi, 3 negativi, poi gli altri 50 positivi... non ci fai caso, no. Cioè purtroppo il cervello funziona male. Comunque vabbè, adesso giochiamo alla Switch e poi prepariamo la cena, esatto. Che secondo noi è super carina anche questa come idea per questa volta svuotare la dispensa. Sì, abbiamo vinto contro 2 avversari trovati su internet. Sì, dai, non capita spesso. Vero. Ok ragazzi, è definitivamente ora di cena e vi volevo far vedere nella nostra dispensa abbiamo tantissime cipolle, guardate qui, perché praticamente qualche giorno fa al supermercato c'era un'offerta a Lidl che se prendevi 1 chilo, non mi ricordo quant'era, di queste cipolline piccole costavano tipo la metà. Io ho il compito di pelare le cipolle mentre Lucrezia farà un impasto, perché non vi abbiamo detto, faremo una sorta di calzone in padella con le cipolle e le olive. E io per tagliare le cipolle devo fare una cosa prima. Che scemo. Vado.
Volevo fare questa scena. Forse ti conviene, però. Forse mi conviene. Cioè, 5 cipolle devo tagliare. Come faccio? Vabbè, la stupidità umana. Comunque, aspetta, prima che fai le cipolle, volevo dire che questa ricetta ha un po' di derivazione pugliese, nel senso che nel paesino dove viveva mia nonna quando andavo, no? Che siamo anche andati insieme, tra l'altro, San Marchillamis, insieme proprio anche con loro, anche con voi, insomma, nei vlog. Un piatto tipico è questo calzone con le cipolle, esatto. A volte mettono anche le alici dentro ed è buonissimo. Ovviamente l'impasto è molto meglio del nostro, perché è un po' un impasto pizza, è molto unto, cioè proprio godurioso, bello, con l'olio buono, però devo dire che anche la nostra versione si difende benissimo. Comunque qui c'è farina e direi un po' una bella quantità di sale, perché sennò non sa di niente. Allora, adesso prendo il latte totalmente a caso, poi qui metto un po' di lievito, questo qui secco. Quanti calzoni escono? 4, penso. Così le taglio. Sì. Le cipolle ci sono, però. E vai. Ce l'abbiamo fatta. Ah, sembra che abbiamo visto un film dove è morto qualcuno. Vero, madonna mia. Mamma mia. Ecco qui il nostro panetto. Sembra abbastanza morbido, devo dire. Sì. Abbiamo aggiunto anche le olive. Il nostro mini mattarello. Ma intanto... quanto è carino. Sì, troppo carino, ma intanto non c'era manco spazio per averne uno più grande. Anzi, nella nostra mini casa di 18 metri quadri, alla fine riusciamo anche a fare gli impasti. Cioè, più di così, cioè, alla fine. Non ci possiamo lamentare, io devo dire. E non so mai regolarmi con il primo, perché non mi rendo conto quanto ne rimane. Allora, qui proseguiamo con la cottura, guarda. Che bello, dai. Ci sta, no? Sì. Dai, me ne manca uno da preparare. Devi prendere magari la parte più in centro, perché... No, ma già c'è, guarda. Già ci sono tutte le cipolle. A parte che a me piace anche il pane senza niente. Devo dire, meno male che non fa troppo caldo oggi, perché questa cosa forse sì, è un po'... una cosa calorosa. Ma tu hai messo il latte o l'acqua? Latte, solo latte. Viene più morbido. E poi non bisogna dimenticarsi il lievito. Cipolle e olive da morte sua, Proprio buono. Speriamo tanto che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto. È stato molto casalingo alla fine. A volte ci chiedete nei commenti di fare più ricette, più diciamo cibo fatto in casa. Vero, quindi ne abbiamo approfittato. Ci siamo solo fatte una bella colazione fuori che non guasta mai. Anche perché la colazione a casa mi piace, però mi piace anche fuori. Sì, tanto. Cioè, comunque... Forse è uno dei pasti miei preferiti da fare fuori. Perché comunque è sfizioso. Mi piace tanto fare la colazione salata fuori, tipo stile un po' brunch, con bello. Le uova, sai, così mi piace molto. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Esatto. Noi da Varsavia vi salutiamo, alla prossima. Ciao.